Buongiorno a tutti, sono Francesca Invimmo e forse Marisa chiudo un po' il cerchio col mio intervento perché la mia figura sintetizza un po' le due un po' il mondo della tutela e il mondo della prevenzione, perché io lavoro da 20 anni in tutela e sono la responsabile di 3 comunità, ahimè, che ospitano minori allontanati per decreto del Tribunale per i minorenni, ma ho avuto la grande fortuna negli ultimi 10 anni di coordinare anche questo progetto di home visiting sul territorio di Milano. Ecco, quindi io oggi sono molto orgogliosa di questa presentazione delle linee guida, ma ho cercato di portarvi degli spunti di riflessione perché si possano immaginare insieme, partendo proprio dalle linee guida che oggi andiamo a presentare, delle realizzazioni concrete di interventi di home visiting sul territorio italiano. Quindi, questi sono i miei spunti: la specificità dei protocolli territoriali, come si individuano le famiglie che possono giovarsi di un intervento di home visiting, l'importanza della formazione e del supporto alle operatrici che vanno in casa, la valutazione di efficacia e un piccolo accenno alla questione dei costi. Specificità dei protocolli territoriali. Io in questi 10 anni sono stata chiamata in diverse parti d'Italia da equipe del territorio che volevano mettere in piedi degli interventi di home visiting. Ecco, bisogna avere molto chiaro che, forse le esperienze di Napoli e di Milano ce lo confermano, partire sempre dai bisogni del territorio, capire se si parla di un contesto urbano, extraurbano, in quale parte d'Italia, se ci sono famiglie straniere, quante famiglie straniere. Quindi le linee guida ci offrono il contesto, i paletti, e poi bisogna naturalmente sempre calarsi in una realtà dove anche bisogna tenere in conto non solo il bisogno che viene dall'utenza, ma l'organizzazione dei servizi, quindi anche le divisioni tra il sociale e il sanitario, perché le richieste di home visiting vengono sia dalle strutture sanitarie della normalità, i consultori, gli ospedali. Il 70% delle nostre richieste sono arrivate proprio dal sanitario, ma arrivano anche attraverso un accesso più tradizionale, quindi dai servizi sociali e dalla tutela. Quindi in capire come funziona l'integrazione tra sociale e sanitario laddove si vuole andare a realizzare un intervento di home visiting è fondamentale. Come scegliamo le famiglie? Io ho voluto mettere un po' l'accento sulla nostra attenta analisi tra i fattori di rischio e i fattori di protezione. Questa sembra un po' una formula magica che si usa spesso, e vorrei un po' chiarirvi di che cosa intendiamo noi. Abbiamo messo a punto in questi anni una griglia molto precisa, sia dei fattori di rischio che dei fattori di protezione, sono una quarantina, divise per aree, quindi non solo la situazione socio-economica e la storia della famiglia, ma anche tutti gli aspetti relazionali rispetto ai genitori e la storia della gravidanza. Faccio un esempio per tutti: l'incidenza che ha la prematurità in questa gravidanza o in una precedente nella capacità poi della madre di sintonizzarsi col proprio bambino. Quindi questa, mix di fattori di rischio e fattori di protezione ci fa comprendere e prendere in considerazione diversi livelli di fragilità e di disagio. La nostra valutazione va poi rinnovata, quindi viene fatta una valutazione all'accoglienza, poi ai 6 mesi e poi dopo un anno. Questa rivalutazione che viene fatta è già una valutazione di efficacia, per cui noi vediamo quanto il nostro intervento riesce a far diminuire i fattori di rischio e far crescere i fattori di protezione. La nostra valutazione viene fatta anche con una quantificazione numerica, e quindi questo già alla fine dell'intervento ci dà una quantificazione dell'efficacia o meno del nostro stare nella casa. Lavorando con i servizi, lavorando sempre in rete con tutti i servizi del territorio, sanitari e sociali, la cosa più facile è che si venga investiti dal fattore di rischio.
E invece questo continuo allenamento che noi abbiamo fatto in questi anni e che poi passa anche un po' nel lavoro che si fa con i servizi del territorio, è quello di avere sempre l'obiettivo di lavorare sulle risorse delle famiglie. Quando si riceve una segnalazione, quasi sempre vengono presentate solo le cose che non vanno in quella famiglia. Invece è importante andare già in una fase di segnalazione a riconoscerle, perché noi andiamo proprio a lavorare sul far crescere quelle risorse che a volte non si vedono perché sono congelate o sono legate a momenti di difficoltà. Ecco, sempre rispetto al target, io vorrei fare un piccolo affondo sulle famiglie straniere. Il 65% delle famiglie che abbiamo accolto sono famiglie straniere. Sul territorio di Milano, ma in molti territori italiani, questa prevalenza di famiglie straniere può riproporsi. Riporto l'indagine citata da Gloria del 2015: sul 90.000 circa minorenni presi in carico per maltrattamento, 8 su 1.000 sono italiani, ma 20 su 1.000 sono stranieri. Quindi questo dato ci fa capire quanto è importante in realtà avere un focus speciale sul lavoro con le famiglie straniere. Perché dico questo? Dalla nostra nascita, diciamo, noi abbiamo incluso nel nostro gruppo di lavoro un gruppo di mediatrici linguistico-culturali. Perché io sottolineo questo aspetto? Perché per lavorare con le donne straniere, con le famiglie straniere, è necessario un decentramento culturale rispetto alle rappresentazioni culturali di cui noi stessi per primo siamo portatori, ma di cui spesso non siamo consapevoli. Allora, la mediatrice è una ricchezza, ma è indispensabile non tanto e non solo perché fa una traduzione della lingua, ma perché fa da ponte tra il mondo culturale di origine, di appartenenza della donna, e il mondo di accoglienza, quindi il nostro. Questo è indispensabile perché proprio nel momento in cui nasce un bambino, le donne straniere riprendono contatto, almeno cercano di riprendere contatto con quella che è la loro storia, non solo personale ma culturale. E quindi prendere in considerazione questi aspetti culturali su cui è necessario lavorare con molta attenzione e molta preparazione è indispensabile per poter attuare degli interventi efficaci. Adesso vi faccio un esempio, giusto per rendere anche un attimo più concreto le cose che sto dicendo. La donna senegalese che partorisce qui in Italia e che ha necessità di fare tutta una serie di riti di protezione rispetto alla sua bambina, perché i bambini sono ancora neonati, sono ancora a metà tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, quindi ha necessità già in ospedale di mettere il cagliale intorno agli occhi, di mettere una collanina di pietre che sono protettive per la bambina e di attaccare al suo piedino un sacchettino dove sono contenuti delle parole del Corano. Naturalmente questi riti all'interno di un ospedale pubblico sono se non altro ostacolati, diciamo, ritenuti poco. Invece la presenza di un'operatrice consapevole di questi aspetti, che rafforza la donna a poter legittimarsi di chiedere qualcosa che lei ritiene indispensabile per la salute, no? Il benessere della sua bambina, questo già pone le basi per un inizio migliore di questa relazione tra la mamma e la sua bambina, perché se la mamma tornasse a casa senza aver protetto la sua neonata, naturalmente questo sarebbe un grave rischio per la loro relazione. Questo discorso sulle mamme straniere ci fa capire quanta attenzione e quanto approfondimento noi dobbiamo alla formazione delle operatrici. Nelle linee guida è specificato che la formazione va a vari livelli, perché va estesa, come dicevano anche le persone che mi hanno preceduto, anche alla rete, no? Che prima segnala e poi seguirà questa famiglia durante l'intervento di home visit e anche dopo che l'intervento di home visit sarà finito. Ma io voglio porre oggi l'attenzione alle operatrici che vanno a casa.
Chiara, non posso che condividere appieno le cose che hai detto, le mie operatrici mi dicono, noi andiamo nella casa come stessa, come strumento e ci siamo con i nostri cinque sensi, no? Questo significa lavorare in un contesto dove non c'è un setting, un contesto veramente nuovo, entrare nelle case delle persone in un momento poi in cui è appena nato un bambino, quindi in un momento di grande intimità e dove succedono delle cose molto particolari. Quindi, la formazione delle operatrici sarà necessaria prima che loro vadano a casa, quindi informazioni sullo sviluppo normale del bambino da 0 a 3 anni. Di che cosa mi devo preoccupare se, no? Se so che il bambino a una certa età deve fare alcuni passi evolutivi, posso rendermi conto se questo bambino invece non li sta facendo. Ma nello stesso tempo un'informazione importante su quali sono gli indicatori di maltrattamento e trascuratezza, no? Quindi noi entriamo nelle case per sostenere i genitori, ma nello stesso tempo dobbiamo avere un'attenzione a eventuali, questo le linee guida lo dicono molto chiaramente, eventuali trascuratezze di cui siamo testimoni, quindi poi decidere come agire di conseguenza. La formazione consiste nell'abituare le persone che andranno a lavorare in solitaria nelle case, ma poi si relazionano con una rete, come ha detto molto bene Chiara, meglio di me. La formazione a mantenere una giusta distanza. Si entra in un clima emotivo molto caldo entrando nella casa dove c'è il neonato e si condivide la quotidianità. A volte si esce e si dice, l'operatrice dice, ho piegato i panni. Non ho fatto niente oggi, no? E quindi ci si chiede, sto facendo veramente il mio lavoro? E la giusta distanza è una cosa veramente molto difficile da tenere, ma importantissima. E in più è necessario tollerare le frustrazioni che inevitabilmente si incontrano entrando in famiglie dove ci sono un certo tipo di difficoltà, nello stesso tempo mantenere la rotta sul sostegno. Quindi questa che io ho definito come formazione che è necessaria all'inizio, io la considero poi una formazione permanente che le operatrici che vanno a casa devono avere. Questo avviene attraverso due cose fondamentali. L'equipe, io l'ho chiamato gruppo di lavoro perché noi abbiamo l'equipe e abbiamo le supervisioni, ma sono consapevole che questo è un po' un privilegio, no? Poter avere delle equipe dedicate, dello stesso gruppo di lavoro che lavora insieme da tanto tempo e diciamo, con gli stessi riferimenti, ma ho messo invece gruppo di lavoro perché comunque penso sia indispensabile avere un'equipe di riferimento anche sul singolo caso, ma dove l'operatrice che lavora da sola in casa possa confrontarsi, condividere quello che ha visto, i dubbi che ha, le osservazioni che ha fatto e tenere la rotta rispetto al progetto per la famiglia. Questo naturalmente all'interno di questo gruppo di lavoro che possono essere prese quelle decisioni in caso di dubbio, in caso di osservazioni appunto di cose che ci preoccupano, decisioni che a volte possono andare nella direzione di una segnalazione, invece altre volte no. L'altro punto fondamentale di cui ha parlato anche Marisa è la supervisione. Molto importante per noi è uno spazio mensile che è uno spazio di pensiero in cui si riattualizzano gli aspetti sia consci che inconsci della relazione tra la mamma e l'operatrice. Noi diciamo sempre che la mamma può tenere nella sua testa, no, il suo bambino se l'operatrice riesce a contenere lei, se il gruppo e il gruppo di supervisione riesce a contenere le sue emozioni, i suoi pensieri, le sue rappresentazioni. La valutazione di efficacia, ho accennato qualcosa rispetto alla possibilità già in itinere di avere, già solo con la nostra, con no, la valutazione del rischio e della protezione, di avere una valutazione di efficacia. Le nostre linee guida anche raccomandano di rivolgersi a istituti proprio di ricerca. Noi abbiamo dall'inizio dalla nascita, diciamo, l'Università Bicocca che cerca sia di approfondire i profili di rischio sia di monitorare, diciamo, attraverso una serie di test che adesso non vi sto, su cui non vi sto ad annoiare, l'efficacia dell'intervento. Qualcosa sui numeri le devo dire. Allora, a noi viene chiesto spesso, effettivamente, ah, ma questo lavoro così impegnativo, così con la supervisione e l'equipe costerà tantissimo. Allora, il costo per un intervento di home visiting
a noi costa, diciamo, per noi è di 5-6 mila euro all'anno, comprendente tutte le equipe e le supervisioni, quindi quegli strumenti che noi riteniamo fondamentali per poter lavorare. E io vorrei fare il confronto con una comunità mamma bambino, perché spesso le segnalazioni che ci vengono fatte vengono esplicitamente ricollegate all'intervento di un VISI come alternativa alla comunità mamma bambino. Dovrei segnalare, ma proviamo con l'home visiting. Ecco, il costo per una comunità mamma bambino per un anno è di quasi 44 mila euro. Per non parlare, per andare a un discorso più ampio, allargare, diciamo, il nostro focus, al costo sociale per ogni bambino vittima di violenza, che è di 130.000 euro l'anno. Che cosa ci sembra importante lasciarvi, su quali concetti fondamentali? Intervenire precocemente. Il fatto che questo è un sostegno ai genitori, ed è un sostegno ai genitori senza ombra di dubbio, ma non deve escludere mai il monitoraggio sul rischio per il bambino. L'operatrice che va in casa deve potersi accorgere di qualcosa di preoccupante e quindi condividere questo con la rete. L'attenzione ai tempi, molto bene Chiara ha definito, gli studi e ricerche dimostrano che meno di 6 mesi l'intervento in casa non produce un'efficacia, e la frequenza, cioè deve essere una frequenza che permette di instaurarsi in una relazione. Qui si lavora sulla relazione. L'importanza della rete, lo abbiamo detto tante volte, ma nel nostro caso noi non potremo lavorare senza la rete, cioè non avremmo le segnalazioni e non potremmo, come diceva giustamente Chiara, concludere i nostri interventi con la consapevolezza che poi, nel caso di necessità, c'è una rete, che può essere una rete amicale, familiare o dei servizi, ma che c'è una rete che nell'eventualità prende in carico la famiglia. Gli operatori devono essere formati sia dentro casa che nella rete e seguiti molto attentamente, monitorati. Grazie. Bene.